Sono arrivati in Italia, sono in preordine, chi l'acquista in preordine avrà in regalo anche il Gear VR. Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, li abbiamo visti a Barcellona in modo molto veloce. Adesso abbiamo modo di approfondire la conoscenza. Iniziamo a vedere cosa contiene la confezione e poi ovviamente arriverà anche la recensione. Vai con la box. Benvenuti amici di TechAndroid.it all'unboxing del Samsung Galaxy S7. La confezione di vendita, come vedete, è differente dai modelli precedenti, dove avevamo o confezioni bianche, comunque con cartone riciclato e riciclabile. In questo caso abbiamo invece un'apertura al libro con un gancio magnetico, in pratica c'è una calamita. All'interno troviamo il dispositivo, che andremo a vedere tra poco, in realtà l'ho già acceso e avviato in modo che saltiamo i tempi morti. All'interno della confezione continuiamo con, troviamo la solita manualistica, quindi garanzie, guide rapide, eccetera, e la graffetta per l'estrazione del vano per l'inserimento della SIM e della micro SD, torna la micro SD sul Galaxy S7 e anche per la versione Edge. Abbiamo il cavo dati USB, micro USB, un connettore USB, quindi da micro a USB normale, il caricatore, l'alimentatore con ricarica veloce. Il Galaxy S7 e l'S7 Edge hanno anche la possibilità di essere ricaricati tramite ricarica wireless. E poi abbiamo le cuffie, solite cuffie di Samsung, con a metà tra l'in-ear e le earpod con filo anti groviglio, sembrano di ottima qualità, poi le proverò sicuramente, senz'altro. Vediamo un po' di macello dalla inquadratura e andiamo al dispositivo. Andiamo nel frattempo ad accenderlo. Qui sul bordo destro abbiamo il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco, il tasto centrale fisico tipico del form factor di Samsung con i due tasti back e il task manager. Nella parte anteriore abbiamo una fotocamera da 5 megapixel con sensori di prossimità e di luminosità. Abbiamo qui sul tasto centrale fisico il sensore di impronte digitali, sul bordo sinistro i tasti del volume. Nella parte posteriore abbiamo il sensore da 12 megapixel con nuova tecnologia che Samsung definisce dual pixel. In pratica i pixel dovrebbero essere il doppio della dimensione normale, quindi questo conferisce una migliore qualità allo scatto realizzato. Abbiamo il flash a LED e i sensori vari. Nella parte inferiore abbiamo poi l'ingresso per il jack audio da 3,5 mm, la presa micro USB 2.0, il primo microfono e lo speaker di sistema. Qui in alto abbiamo poi il secondo microfono e lo slot per il vano per la nano SIM. Ve lo faccio vedere, l'ho tolto dall'S7 Edge che ho ricevuto insieme all'S7. Abbiamo quindi qui il primo vano, diciamo quello più interno, ci va la nano SIM, e qui invece la micro SD con capacità fino a 200 GB. Ci sono alcune novità riguardo il dispositivo, andiamo a vedere comunque prima le impostazioni, il sistema operativo. Vi anticipo che il Android 6.0.1 Marshmallow. La quantità di memoria a disposizione dell'utente è la versione da 32 GB e anche quella da 64. La memoria occupata dal sistema è di circa 7,5 GB. Ora naturalmente sono di meno perché, come vedete, memoria di sistema 7,23. Questo vale sia per la versione flat che per la versione Edge. Display, diagonale da 5.1 pollici, QHD, un peso di 152 grammi per la precisione, davvero molto leggero considerando che comunque tutto il dispositivo è in vetro e alluminio. Le dimensioni sono di 142.4x69.6 per uno spessore di 7.9 mm, la versione Edge è leggermente più sottile, ha uno spessore di 7.7 mm. Il processore è un octa-core, il processore è un Exynos octa-core 8890 con Cortex A53 e clock clock a 2,3 GHz, naturalmente a 64 bit. Abbiamo 4 GB di RAM, 32 64 GB di memoria interna. Come detto, abbiamo la possibilità di espandere la memoria e la batteria è da ben 3000
200-3000 mAh, quindi la durata dovrebbe essere garantita nonostante il display QHD. Poche le applicazioni di Samsung, come vedete solo queste e il Samsung Gear, le altre si possono scaricare naturalmente dal Galaxy Apps, dallo store di Samsung. Altra novità è la certificazione IP68, quindi con possibilità di portare il Galaxy S7 ad una profondità di oltre un metro, quindi completamente impermeabile sia all'acqua che alla polvere. Che dire, un dispositivo che molto interessante, che sicuramente testerò approfonditamente nei prossimi giorni insieme all'S7 Edge. Ho già provato anche a inserire nei dispositivi l'S7 e l'S7 Edge nel Gear VR e devo dire che l'esperienza è davvero molto molto interessante. Focus sicuramente sulla batteria, sulla fotocamera, perché il sensore si è ridotto, vedremo se effettivamente poi i dual pixel andranno a colmare il divario con la dimensione del sensore rispetto ai modelli precedenti. 729 € il prezzo ufficiale di prevendita insieme in regalo il Gear VR, in realtà in rete già si trovano a prezzi decisamente inferiori, però senza Gear VR. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di TechAndroid.it, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete e ciao da Gianni.